Ah, ragazzi, buongiorno, Officina Mac 5. Questa settimana ci è capitato un piccolo episodio con un cliente, però noi, per un motivo di responsabilità sia personale che comunque sia, mettendo le mani sulla macchina, potevamo incorrere, abbiamo provveduto a fare una cosa a un nostro cliente. Cliente nuovo, ci contatta dai social, ci porta la macchina, perdita d'acqua. Dice: Andrea, risolvici il problema, però fammi anche un check-up perché la macchina è tanto che non la controlliamo ed è anche nuova. Facciamo tutto, gli comunichiamo il totale, facciamo tutto. Il cliente lo contattiamo, gli diciamo: guarda, bisogna spendere tot, bisogna fare questo, questo, questo e quest'altro. Praticamente aveva il termostato rotto perché la pompa del gasolio gli perdeva gasolio e quindi gli ha mangiato i tubi, l'O-ring del termostato. Quindi abbiamo provveduto, gli abbiamo detto che doveva far tagliando perché i fitti erano molto sporchi e ci ha dato carta bianca su tutto, preventivo alla mano. Nella riparazione, Davide, mio collega Automan, mi segnala che al cliente non ho segnalato i cilindretti posteriori che perdevano olio. Ricontatto il cliente mi fa: no, no, guarda, non ti preoccupare, quelli li faccio io. Noi siamo rimasti un attimo basiti perché tu prendi la macchina da me, vai al primo incrocio, la macchina frena, tamponi, di chi è la colpa? Ah, mia. Siccome è una spesa irrisoria e si tratta di sicurezza, abbiamo provveduto lo stesso alla riparazione. Però al cliente noi gliel'abbiamo detto, ma gliel'abbiamo detto dopo il pagamento, che naturalmente è rimasto il primo, quindi il primo è preventivo concordato con lui. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete? Ho fatto il tagliando. Cilindretti posteriore, omaggio, omaggio. Questo per farvi capire, raga, la sicurezza del cliente è la prima cosa. Se adesso lui prendeva la macchina da qua, dopo un giorno, 2 giorni, andava a frenare, pedala andava giù e lui, boh, andava a tamponare. Secondo te, andava dal padre a dire: guarda, c'ha ragione il meccanico, o sarebbe venuto qua e mi avrebbe fatto il panico in officina? Noi abbiamo provveduto, gliel'abbiamo fatto presente dopo. Il cliente ci è rimasto perché dice: guarda, dimmi se ti devo dare qualcosa. Non mi devi dare nulla, però. Questo per dire che quando andate dal meccanico, se è una persona seria e se è una persona fidata, dategli retta, regà, perché se i lavori vengono fatti a mestiere e il meccanico è serio, ok? Non vi frega. Al di là, controllate sempre se sia vero, perché noi gliel'abbiamo fatto vedere che l'abbiamo sostituito. Quindi comportatevi sempre in modo serio, i pezzi cambiate, rinfate i paraculi, piati i sordi e poi infate i lavori. Quindi da ambedue le parti bisogna investire.